la parte più facile è il decollo, perché praticamente la macchina fa tutto da solo. La parte più difficile è non dare retta alle sensazioni che si provano in volo. Si parla, diciamo, il disorientamento spaziale. La parte più bella è che dall'alto c'è la possibilità di vedere delle cose che sono negate a chi ha i piedi per terra. L'aeroplano è un aeroplano monomotore con elica tripala, motore anteriore, boxer, 100 cavalli, i serbatoi di carburante sono sopra l'ala, uno per ala, 50 litri per ala, più un serbatoio di riserva all'interno dell'abitacolo, dove ci sono tutti gli strumenti che governano il volo, velocità, inclinazione dell'ala, bussola, altimetro, variometro che dà velocità verticale e orizzontale. Questi sono gli strumenti di navigazione con il GPS. Che ci dà la posizione dove siamo. I flap sono ipersostentatori, servono per sostenere meglio l'aeroplano alle basse velocità di decollo ed atterraggio. Funzionano elettricamente e aumentano la portata dell'ala. Guardiamo un attimo la struttura, che è fatta dalla carlinga, dai piani di coda che servono a salire e a scendere. In questo modo si sale, in questo modo si scende. Timone di coda che serve a virare a destra e a sinistra. Fine, è semplicemente un mucchio d'alluminio. Quanto pesa circa un aereo? Sui 300 kg vuoto, più carburante e passeggeri.